I musei civici della città devono essere considerati da tutti, cittadini più giovani compresi, la loro casa della cultura. Quindi ben venga per chiunque abbia dei progetti artistici da sottoporci. Giallo o non giallo, i musei cittadini restano luoghi della cultura ed incontro tra arti. È questo il fil rouge del progetto che ha portato l'Academy di Ballo Trevigiana Puppets Family a esibirsi tra le opere d'arte e gli spazi del Museo Bailo, set ideale di un incontro tra stili e generazioni. Nel progetto sono stati coinvolti tantissimi giovani del territorio come l'influencer trevigiana Alice De Bortoli e diversi artisti anche della scena rap. Il video, da poco in rete, già virale, è un inno alla danza in tempi difficilissimi per l'arte. In questo periodo di chiusura fondamentalmente forzata, gli artisti hanno bisogno di esibirsi, gli artisti hanno bisogno di un atto creativo, quindi mettere a disposizione i nostri musei civici per sposare diverse forme di arte, ma soprattutto per unire quella che è una cultura artistica giovanile con quella che è il nostro patrimonio artistico del Novecento, credo che sia assolutamente un esempio positivo. Di certo a ballerine e ballerini l'entusiasmo non manca, così come il desiderio di ritornare a danzare liberamente. L'obiettivo principale era quello di far sentire che siamo presenti, far sentire la nostra voce, noi ci siamo e speriamo che questo sia anche un input per ripartire insieme e per far sì che nascano tanti nuovi progetti. Speriamo di ritornare a ballare per un vero pubblico, quindi non solo un pubblico online, più presto possibile e niente, siamo comunque super orgogliosi di questo progetto.